Buongiorno ragazzuoli e ragazzuole! Finalmente vi faccio un books perché ho una pila gigantesca di libri che ho letto e per cui sarebbe anche il caso di smaltirne qualcuno parlandovene. Ho fatto un po' un mix in realtà di libri che ho appena letto e libri che ho letto tipo mesi fa e di cui praticamente non mi ricordo quasi nulla, per cui sarà molto divertente cercare di riordinare le idee per potervene parlare o darvi un'opinione simildecente. Il primo romanzo di cui vi voglio parlare è questo, 14, di Peter Kleins. Questo mi è stato gentilmente inviato dalla Multibreve Edizioni ed è un romanzo horror. Voi sapete che io ho un rapporto un po' particolare con i romanzi horror, nel senso che io non sono una fan sfegatata dell'horror, anche se capita che io legga dei libri horror. Insomma, ci sono dei romanzi horror che comunque mi prendono e alla fine mi piacciono e mi fanno dire, vabbè, non essere così tanto contro i romanzi horror. Ecco, questo romanzo, boh, aveva la copertina che mi ispirava e mi piaceva molto l'immaginazione perché io ogni tanto sono un po' veniale, queste cose ci guardo. 14 di Peter Kleins è un horror, un po' thriller, perché inizia che con il trasferimento del nostro protagonista in questo palazzo, per cui è uno di quegli horror, cioè quelli ambientati tutti nello stesso luogo, per cui è anche abbastanza claustrofobico, in cui vivono tutte queste serie di persone. Un po' per volta si mostra questo orrore, no? Chiaramente non vi dico tanto perché essendo un romanzo horror, meno vi dico meglio è, no? Vi basta sapere che le situazioni diventano via via sempre più angoscianti e appunto, come vi dicevo, essendo ambientato tutto nello stesso posto, tutto in questo condominio antico, giustamente mi viene il senso d'ansia e dite: oh mio Dio, e iniziate sicuramente a guardarvi attorno dicendo: non vorrei mai che succedesse a me. Ho trovato molto bella e molto, come dicevo, accattivante la prima parte, proprio perché il mistero si svolge, cioè si mostra un po' per volta. Cosa che non fa questo gatto che tutte le volte deve comparire, però fa niente, ecco, se te ne vai dietro, grazie. Diciamo che i tre quarti del romanzo, cioè i primi tre quarti del romanzo, sono sicuramente la parte migliore del libro, proprio per questo motivo. Si perde un po' il gusto dello scoprire quello che succederà nell'ultima parte, proprio perché si scopre quello che succede, cioè si va a svelare il mistero. Ecco, questo è il mio problema con gli horror, cioè quando si scopre effettivamente che cos'è che provoca orrore, no? Quando si scopre il mostro, se c'è un mostro, a me cala completamente l'interesse. Cioè, per me il bello dell'horror. Creare atmosfera, no? Cioè quell'atmosfera che ti fa veramente mettere giù il libro perché dici no, se non ce la posso fare, ho troppa paura. Quell'atmosfera che ti fa guardare sotto al letto prima di andare a dormire o dentro l'armadio, no? Quella che ti fa controllare se hai chiuso bene la porta di casa, ma ti metti a controllare in ogni angolo di casa perché dici non vorrei mai che mi si annida qualche mostro in giro per casa. Mi piace questo. Quando poi però mi racconti che cosa mi provoca questo orrore? Per cui mi dici: sì, effettivamente c'è un verme gigante di 50 metri che sta per mangiarti e ci metterà 200 anni a digerirti. A quel punto a me è già passato tutto l'interesse perché dico: no, però se me lo fai vedere così allora non mi piace più. Cioè, io preferisco quei romanzi horror in cui alla fine l'orrore quasi non viene mostrato, cosa che succede per esempio in alcuni racconti di Stephen King, per darvi l'idea. È un po' il motivo per il quale io ho trovato l'ultima parte di It molto pallosa e poco interessante. Mi spiace dirlo, cioè, a me è piaciuto molto l'inizio, mi è piaciuta molto la parte centrale, proprio perché creava angoscia, ma poi l'ultima parte, avendo questo problema del volerti dire quali sono le origini di It, perché It fa così e via dicendo, basta. Ecco, la stessa cosa che succede fondamentalmente con questo romanzo, no? 14. È molto bello perché, come vi dicevo, appunto, è un po' per volta vi fa entrare nell'orrore, perché chiaramente all'inizio c'è questa situazione tranquilla, non succede niente particolarmente angosciante, conosciamo tutti i vari personaggi che abitano questo condominio che sono abbastanza però sono tutti tra virgolette stereotipati. Non è un male in questo romanzo che siano stereotipati proprio perché essendo tanti magari si faceva fatica a riconoscere uno all'altra, però chiaramente un po' di personaggio stereotipato ci sta in questo genere di romanzi, per cui magari c'è quello nerd, c'è la tipa nerd, c'è quella un po' più oca giuliva, c'è quello che ha abbandonato il lavoro, tutto il resto perché dice no, io voglio fare qualcosa di grande della mia vita. Insomma, ci sono un po' tutti questi personaggi e cioè, giustamente questo genere di romanzi, volendo ci stanno anche, però non è una cosa fastidiosa, cioè non vi dà fastidio, non dite che però che palle sono sempre tutti uguali. Per cui sì, se cercate sicuramente un bell'horror
interessante, io questo libro ve lo consiglio. Certo, se siete dei fan sfegatati dell'horror, che avete letto di tutto e di più dell'horror, forse potete riscontrare alcune cose che avete già letto, ecco, in questo libro, che comunque è, boh, per me è un'ottima lettura, anche perché è scritto molto bene. E ve lo dice appunto una, ve lo ripeto, che l'horror non lo ama particolarmente. Il prossimo romanzo di cui vi voglio parlare è un romanzo che io in realtà avevo letto un sacco di anni fa e poi ho deciso di provare a rileggere. Perché ogni tanto mi torna la voglia di fantasy, no? Il romanzo in questione è La spada di Shanae di Terry Brooks. Questo mi è arrivato con uno scambio su BookMok. La spada di Shanae di Terry Brooks, come vi dicevo, io l'avevo letto anni fa, ma veramente tanti anni fa, tipo forse poco dopo la lettura del Signore degli Anelli, o comunque un paio d'anni dopo. Ho avuto un periodo in cui ero una fan sfegatata del fantasy durante la mia adolescenza, per cui avevo provato anche a leggere La spada di Shanae di Terry Brooks. All'epoca mi ricordo che lo mollai dopo circa una ventina di pagine perché lo trovavo troppo somigliante al Signore degli Anelli ed ero molto più fondamentalista nei confronti del Signore degli Anelli, per cui lo abbandonai immediatamente. Adesso che sono un pochino più moderata nei confronti del Signore degli Anelli, perché dico, ok, chiaramente il Signore degli Anelli è un capolavoro, però ci può anche stare che abbia influenzato poi degli scrittori successivi, ho deciso di riprenderlo in mano. Ecco, La spada di Shannara effettivamente assomiglia molto al Signore degli Anelli per quanto riguarda la trama, per quanto riguarda i personaggi. Questo è vero, questo è innegabile. Certo, è molto più americano. Adesso io non so se Terry Brooks sia americano, scusate la mia ignoranza, però è un pochino più cazzaro rispetto al Signore degli Anelli, cioè non ha quella potenza espressiva che aveva il Signore degli Anelli. No? Cioè, quella scrittura meravigliosa che aveva Tolkien non è neanche da paragonarsi lontanamente a quello di Brooks. Però io non è che cercavo quello, cercavo semplicemente un romanzo fantasy di intrattenimento, come può essere, che ne so, Martin per dire il fetente, no? Che effettivamente quando io iniziavo a leggere non è che mi aspettavo chissà quale bomba di capolavoro, ma Martin cattura per la forza dei suoi personaggi e per le trame interessanti. Catturava, adesso forse un po' meno, però era quello che cercavo. Certo, scrivere come Tolkien non è semplice, no? Però non è che possiamo pretendere. Poi voglio dire, ci sono degli scrittori meravigliosi, dei romanzi meravigliosi, anche che non sono scritti, capito, con lo stile di Tolkien, per cui non è che possiamo metterlo lì e dire se non è Tolkien allora fa cagare, no? La spada di Shannara a seconda rilettura, o meglio, a prima rilettura completa, non mi ha dato quelle soddisfazioni che effettivamente forse mi aspettavo. Anzi, è capitato che io saltassi anche delle pagine e pagine e pagine proprio perché non vedevo l'ora di venircene fuori. Oltretutto ho avuto un problema serio io con i personaggi perché l'unico che mi piaceva era Lannon, che è praticamente questo druido, no? Però non dovete aspettarvi un druido alla Gandalf o al druido tipo alla Merlino, cioè capito, vecchio, barbuto, ma questo è tipo giovane e figo, anche perché da quello che ho capito nella serie televisiva che faranno della spada di Shannara lo dovrebbe fare Manu Bennett. So che ha fatto anche Arrow, ma non so che cosa faceva in Arrow. Io me lo ricordo quando faceva Crisso, forse si chiamava, in Spartacus. Per cui voglio dire, cioè, è Manu Bennett, non che io sia una fan di Manu Bennett, però per dire, non è esattamente Ian McKellen. L'altro problema che ho avuto con La spada di Shannara è che, no, ve l'ho detto, sì, che mediamente i personaggi mi stavano sulle balle, mi sono già persa, però sì, a parte Alanno non è che mi piacessero particolarmente. Quello che mi stava più sulle balle di tutti, di cui adesso assolutamente non ricordo il nome, era l'amico nobile dei due protagonisti, questo principe. Quello veramente l'avrei sciolto in acido se avessi potuto. Un'altra cosa che per me era un po' scarsina era la figura del cattivo, questo signore degli inganni. Non è che ti, cioè, è il classico cattivo da fantasy nell'accezione negativa del termine. Cioè, quel cattivo che è cattivo, che nasce cattivo, che cresce cattivo e sarà sempre cattivo. Quei cattivi piattissimi, no? Quelli che fanno la risata malefica quando hanno fatto la loro cattiveria, no? Quella che hanno il cattivo lì imbavagliato e al posto di sparargli in testa perdono mezz'ora per raccontargli il loro piano. Cioè, quel genere di cattivo, capito? Quello proprio cattivo. Cattivo, che non ha senso di esistere. Io, sapete che sono una fangirl dei cattivi, ma non mi puoi fare un cattivo del genere, ovviamente è tristezza infinita. Per cui sì, in realtà non ho trovato una grande soddisfazione e Menion, ecco com'è che si chiamava l'amico, quello che mi stava sulle balle,
Però ho recuperato gli altri due perché ho detto: senti, dai, ci riproviamo. Anche perché le giochiamo in giro che in realtà tanti hanno avuto un problema con la spada di Shannara perché assomigliava molto al Signore degli Anelli. Poi i due volumi successivi che completano la prima trilogia di Shannara invece sono piaciuti. Perché ho detto: dai, li cerco, li recupero, li ho già trovati. Prima o poi, quando riuscirò a dimenticarmi questo romanzo, io andrò avanti a leggerlo e leggerò il seguito appunto della spada di Shannara. Il prossimo romanzo di cui vi parlo non ce l'ho fisicamente perché l'ho restituito alla sua padrona. È una stanza piena di gente di Daniel Keyes. Questo romanzo io l'avevo puntato da tantissimo tempo, no? Perché ho sempre amato molto leggere dei libri in cui si faceva un'analisi psicologica dei criminali. Penso che questo sia un derivato del fatto che io quando ero ragazzina leggevo i vari Thomas Harris e tutti questi romanzi gialli in cui comunque c'era di mezzo appunto l'indagine psicologica proprio del cattivo, del criminale, no? Per cui mi sono sempre interessata molto, non che io abbia avuto velleità di andare a fare la psicologa, no? Forse il fatto che io tipo ho fatto dei full immersion dentro i numeri di Giulia, no? Non lo so, sta di fatto che proprio questa cosa della mente del criminale mi ha sempre incuriosita tantissimo. Una stanza piena di gente racconta la storia vera di questo uomo, questo ragazzo all'epoca quando l'hanno arrestato, che si chiama William Milligan. William Milligan venne arrestato per un caso di stupro. Il problema è che quando lo arrestarono, questo non, cioè, sembrava che neanche sapessero, cioè sapesse di che cosa stavano parlando. Il tipo: ah sì, io ho fatto una cosa del genere, ah boh, se lo dite voi va bene. Cioè lui non aveva assolutamente idea, perché poi si è scoperto che William Milligan, anzi in William Milligan, convivevano 24 personalità diverse. Sembra strano a dirlo, vi assicuro che è sembrato assurdo anche a me. Infatti, mi ricordo che quando lessi la trama, dissi: no, io questo libro devo leggerlo. Poi non l'ho mai comprato perché non so se era edito da Nord o da cosa, ma costava un casino di soldi. Mi sono detta: informati bene prima di comprarlo perché non vorrei fosse una ciofecata. Poi ho pensato: vuoi che non una delle mie amiche psicologhe ce l'abbia quel libro? Ed effettivamente era vero, una delle mie amiche psicologhe, la Eli, ce l'aveva. Per cui me lo sono fatta prestare da lei, anche perché in teoria dovrebbero farcene un film, ma di quello ne parliamo dopo. Ho iniziato a leggere, devo dire che è stato abbastanza angosciante come lettura, perché è un vero e proprio viaggio dentro la mente di questo ragazzo, questo Milligan. Cioè, l'autore è riuscito veramente a raccontarvi quello che succedeva nella testa di questo, in cui si interscambiavano queste varie personalità. Poi in realtà non ci sono tutte 24, perché alcune di queste personalità, poi chiaramente vi viene spiegato che sono state bandite. Le personalità maggiori in realtà sono una decina, se non mi ricordo male, però sono una decina di personalità completamente diverse tra di loro, per cui c'è questo serbo molto duro che è quello che difende Billy quando viene messo in prigione, c'è una specie di bambina piccola, c'è un altro ragazzino, c'è il Billy ladro che è un po' il genio della fuga. Insomma, ci sono tutti questi personaggi con identità, origini e comportamenti, accenti completamente diversi tra di loro e convivono tutti all'interno della stessa persona, appunto, che William. William che in realtà non ha coscienza di sé da anni quando inizia il racconto. Inizia il racconto che William ha 23-24 anni, e in realtà lui è da quando aveva 16 anni che dorme. Cioè lui non esiste, ma ci sono le sue personalità che escono per cercare di proteggere la sua mente. Ed è una cosa terrificante. E, il romanzo è bellissimo, è un libro che io vi consiglio tantissimo di leggere. L'autore non è che scusa mai William per quello che effettivamente ha fatto, però cerca di farci capire quello che succedeva nella sua mente quando ha compiuto questi atti orribili, appunto, di stupro nei confronti di queste tre studentesse, e quello che continua a succedere nella sua mente, che è completamente, cioè, disfatta, perché lui non, cioè, non riesce a mettere d'accordo tutte queste personalità, non riesce a prendere a volte il sopravvento su di loro, anzi, sono loro che prendono il sopravvento su di lui. Ce n'è soltanto una di personalità che è il maestro, che è quella che le riunisce tutte quante ed è quella che in un certo senso può raccontare tutte le storie, no? Perché sa che cosa è successo a ognuno dei personaggi. Perché quando salta fuori, per esempio, che ne so, Arthur, chiaramente gli altri dormono e non sanno quello che sta facendo Arthur, e viceversa con tutte le altre. Cioè, questo per darvi l'idea di cosa è capace la mente umana per cercare di proteggere se stessa. Adesso voi potete crederci o meno, anche perché da quello che ho capito e da quello che mi sono poi fatta appunto spiegare da questa mia amica, la questione della dissociazione di personalità non è una cosa che è accettata da tutti i medici, proprio perché ci sono pochissimi casi e per quanto ci siano dei test per capire se effettivamente uno ha questo problema, è chiaro che uno che te ne presenta addirittura 24 di personalità diverse va preso anche fuori
Forse con le pinze, proprio perché tu dici starà facendo finta o sta facendo sul serio. Per quanto ci siano dei test per capirlo se questo sta facendo finta, è sempre stata una cosa abbastanza dibattuta. Certo, entrare così bene dentro la mente di una persona che soffre di un disturbo grave del genere è un disturbo così raro, ma soprattutto dibattuto. Non lo so, cioè da un certo punto di vista è sicuramente molto interessante, dall'altro è disturbante. A tratti io mi sono sentita anche spaventata. Non so perché, perché alla fine questo William vi poteva anche fare tenerezza, proprio perché con tutto quello che gli è successo, perché chiaramente non è che non gli viene la dissociazione di personalità da un giorno con l'altro, ma deve subire degli abusi, delle violenze, devono succedere degli avvenimenti molto traumatici perché il tuo cervello decida di dissociarsi in questa maniera. Non lo so, entrare nella mente di questo che cioè, 11 personalità diverse vuol dire essere 11 persone in contemporanea. Non lo so, per me è spaventoso, angosciante. Mi ha lasciato delle sensazioni molto strane. Io no, vi consiglierei comunque di leggerlo questo romanzo per un viaggio dentro la mente di un'altra persona. Come vi dicevo prima, hanno deciso di farci anche un film, o almeno così erano le ultime notizie, poi non si è saputo più nulla, con protagonista Leonardo DiCaprio. Voglio dire, Leonardo DiCaprio deve fare 24 personaggi diversi. Secondo voi, facendo 24 ruoli diversi, potrebbe prendere forse più di una nomination? A questo punto, l'Oscar glielo diamo? Vai, Leonardo, noi siamo con te. Voglio dire, se voi leggete il romanzo, voi capite bene che questo deve fare dei ruoli che sono completamente diversi l'uno dall'altro. Cioè, Leonardo, se non ce la fai adesso, non te lo danno più l'Oscar, sappilo. Io volevo dirti questa cosa. Mi dispiace, tesoro, però, cioè, se non lo vinci con questo film, io non so con cosa tu possa mai vincerlo. Forse col famoso film che dicevo nell'altro video su Martin Luther King, con te che fai Martin Luther King. Cioè, roba neanche che Kirk Lazarus. Cioè, lui l'ha fatto, ha vinto 5 Oscar, è diventato nero. Qua spero che abbiate capito la citazione, perché se no, ai ai. Il prossimo romanzo, anche questo non ce l'ho perché l'ho letto in ebook, è Il condominio di James Ballard. Questo ammetto di averlo letto per la scienza, no? L'ho letto per la scienza perché deve uscire un film non si sa quando, almeno qua in Italia non si sa quando, in America non so se quest'estate, in Inghilterra anzi, più che in America quest'estate o boh, perché in questo film ci sarà protagonista Tom Hiddleston con anche Luke Evans, Sienna Miller, credo, e Jeremy Irons, cioè insomma un cast di attori inglesi meraviglioso e ha una trama sicuramente interessante. C'è da dire che il romanzo in sé non ho ancora capito se mi è piaciuto o meno. Questo breve romanzo è tutto ambientato in questo condominio di ultima generazione in cui c'è tutto, ci sono i supermercati, gli asili, c'è tipo il centro termale, c'è la palestra, tutti quei servizi di cui usufruiamo praticamente tutti i giorni. Il fatto è che questo condominio esiste e si comporta esattamente come si comporta la società, no? Per dire che in alto stanno i più ricchi, per cui ci sono gli appartamenti più fighi, i supermercati più fighi e le palestre più fighe, in mezzo ci stanno, come dire, la media borghesia, in basso chiaramente ci stanno i poracci. Ci sono fondamentalmente tre protagonisti che sono Robert Lang, Richard Wilder e Royal, che è il costruttore del palazzo. Diciamo che tutto scorre finché a un certo punto non c'è un blackout. Da questo blackout in poi è tutto un susseguirsi di regressione allo stato animale di tutti i personaggi presenti nel romanzo. Voi provate a pensare a una di quelle riunioni di condominio, ecco, provate a pensare che durante le riunioni di condominio, al posto di litigare, di mandarvi a fanculo, qui, non so, vi tirate le sedie, vi sparate, cate la testa a uno, la mettete in un falò, ci ballate attorno, cioè fondamentalmente è quello che succede in questo libro, cioè è un po' come se fosse una riunione di condominio andata male. Il problema è che qua la gente si ammazza o ammazza il cane, se lo mangiano, insomma, ne succedono d'ogni. Voleva fare Ballard era fondamentalmente raccontarvi uno scorcio di realtà, cioè dirvi: questo è un condominio, però questo condominio di cui io ti vado a raccontare in realtà mi rappresenta appunto la società odierna, in cui appunto c'è questa divisione molto netta di classi, in cui si nota questa divisione di classi, però quando scatta il meccanismo che qualcosa va appena storto e queste classi per una certa ragione si devono mescolare, appunto perché c'è il blackout, non va più l'ascensore, per cui
uno va al piano dell'altro, vi dicendo, allora succede un macello e questi iniziano a scannarsi tra di loro. È un romanzo che sicuramente è molto angosciante, soprattutto dalla seconda metà in poi, anche se io ho trovato molto bella questa cosa che la violenza mano a mano diventa sempre più grave, sempre più forte, si compie degli atti sempre più malvagi, sempre più orribili. Qui è un po' come Highlander, no? Ne resterà soltanto uno. La cosa strana è come poi questi vari personaggi reagiscono, no? A questo degrado che mano a mano avviene in questo condominio. Cioè, una persona normale magari avrebbe reagito dicendo: senti, andiamocene via, leviamoci fuori dalle balle. Anche se chiaramente quelle case, quegli appartamenti sono stati pagati, per cui tu dici: ho capito, ma è casa mia, non è che la mollo. Per cui c'è Richard Wilder che è il giornalista e vuole tipo riprendere tutto e dire: io faccio un documentario bellissimo su questa cosa, ve la faccio vedere. Royale, che è quello che ha creato il palazzo, dice: no, ragazzi, calma, non vi preoccupate, c'è questo palazzo, è perfetto. E vi dicendo: Robert Lang è quello che dice: ma sì, ma va tutto bene. È uno che proprio ha vissuto la sua vita nella strafottenza totale. Figuriamoci se una cosa del genere lo fa smuovere un attimino e dice: no, vabbè, adesso guardiamoci un attimo intorno. Ecco, è interessante soprattutto questo meccanismo. Finalmente ve ne parlo di questo libro perché ve l'ho già citato un paio di volte, che è questo: In una sola persona di John Irving. Questo l'ho riuscito a trovare sul Libraccio, l'avevo pagato ben 7 euro al posto di 20 euro che costava. E questo libro mi ha fatto una testa tantissima la viperina, per cui alla fine mi sono detta: lo devo assolutamente comprare, perché la viperina svenduta praticamente chiunque, anche al fruttarolo sotto casa, per cui mi sono detta: no, senti, adesso lo compri e te lo leggi. Scusate, ho questa mancanza di voce perché in realtà io sarei sotto antistaminici in questo periodo per via dell'allergia ai piumini che ho scoperto di avere l'anno scorso. Perché siccome continuo a tossire perché ho continuamente il raspiro in gola, poi ho questi su e giù di voce bellissimi che neanche cantanti lirici. Vi stavo dicendo, questo romanzo me l'ha appunto consigliato la Viperina, alla fine l'ho letto, l'ho recuperato. Non potevo leggerlo dopo scuola per ovvie ragioni della copertina, perché purtroppo i bambini, come sapete, dopo iniziano a fare commenti del tipo: ah, la maestra sta leggendo libri porno, per cui ho evitato chiaramente di portarlo là, intanto leggevo dell'altro. A prima botta, In una sola persona di John Irving mi ha un po' ricordato Middlesex di Geoffrey Eugenides, anche se con le dovute differenze. Perché vi dico questa cosa? Perché in Middlesex c'era tutta questa serie di personaggi che venivano raccontati con toni abbastanza grotteschi e divertenti, no? Ed è quello che succede anche all'inizio di Una sola persona, in cui vi si racconta del protagonista, di tutta la sua famiglia e i vari cittadini di questo paesello del Vermont dove lui vive, per cui un po' me l'ha ricordato. C'è da dire che mano a mano, andando avanti col romanzo Una sola persona, ha assunto dei toni ben più drammatici e tragici rispetto a quello che era Middlesex, che comunque si manteneva sempre su un tono un pochino più giocoso rispetto a questo, ed era, non so, forse più assurdo, anche perché la trama in sé di partenza era più assurda rispetto a In una sola persona. Cosa che me l'ha ricordato di più è come viene trattato il tema del sesso. Ve lo dissi già in un altro video: se siete delle persone un po' pruriginose, sicuramente In una sola persona non è il romanzo che fa per voi. Quello che racconta John Irving è la scoperta della sessualità da parte appunto di questo protagonista, che è Billy. Quello che per gli altri è un problema, però per Billy non è mai un problema, ed è una cosa che ho apprezzato tantissimo. Cioè, lui non si sente mai diverso per le sue preferenze sessuali. Le sue preferenze sessuali non vanno né agli uomini né alle donne. È questa la cosa bella di questo romanzo, perché a lui piacciono sia gli uomini che le donne. E non è che dice: preferisco uno, preferisco gli altri, anche se in un primo momento vira più verso l'omosessualità, finché poi non scopre l'amore femminile. Ed è qui, penso, ci siano delle parti più belle e divertenti del romanzo, che è quando ha il primissimo rapporto sessuale con una donna. Vi giuro, io mi stavo spisciando dal ridere, perché lui improvvisamente scopre questa cosa che non aveva mai scoperto prima, perché lui prima aveva soltanto avuto dei rapporti con degli uomini. E a questa rivelazione del tipo: lui ha avuto sempre il terrore, in realtà, di avere dei rapporti sessuali con le donne, ad un certo punto lo scopre questa cosa e dice: oh mio Dio, che cosa mi sono perso per tutta la vita. Per cui è bellissimo come John Irving cerchi di presentarci questi personaggi, non definendoceli sbagliati, non con loro che cercano di correggere le loro preferenze appunto a livello sessuale, ma come li accettano così per quello che sono e come non si preoccupano se gli altri li accettano o meno. Un altro personaggio strepitoso è per esempio il nonno di Billy, che lui stesso, no, ha questa predilizione verso il
travestitismo, cioè gli piace vestirsi da donna e non si vergogna di questa cosa. Forse Billy, avendo avuto questo nonno, lui si rende conto che dice: e vabbè, però è una cosa normale, può succedere, è così e basta, no? A me piacciono sia gli uomini che le donne, come al nonno piaceva vestirsi sia con gli abiti maschili che con gli abiti femminili. È una cosa bellissima, cioè voi finite il libro e dite è così che dovrebbe essere, cioè le persone dovrebbero essere, ogni persona dovrebbe poter decidere di chi innamorarsi, come innamorarsi e quando innamorarsi, e senza che le altre persone le giudichino per quello che lo sta facendo. Che io sia una donna che decide di amare un'altra donna, che sia una donna che decide di amare un uomo, che sia un uomo che decide di amare un uomo che decide di amare una donna, cioè va bene comunque. Alla fine, di base, è sempre amore. Qui non ti cambia a chi è che tu lo rivolgi questo tipo di amore o questo tipo di attrazione sessuale, perché alla fine si parla anche di questo nel romanzo. In realtà nasce tutto comunque da questa Miss Frost, per cui Billy si prende una cotta pazzesca sin da quando è un bambinello, no? E lui c'ha questa cotta per lei proprio perché Miss Frost rappresenta un po' la donna e l'uomo, no? Cioè è una donna, però c'ha questo fisico molto mascolino, per cui Billy la trova immediatamente attraente, proprio perché riunisce questi due aspetti, no, della persona. Ed è bellissima questa cosa, ed è meravigliosa. E lui non, cioè non si vergogna di ammettere questo suo amore. Una delle parti più belle è tipo la parte finale, no? Che non vi sto a raccontare, ma vi giuro quasi, cioè ero indecisa se mettermi a piangere o mettermi a applaudire, proprio per la bellezza di queste ultime parole, no? Un'altra parte che mi è piaciuta tanto è quella dedicata agli anni 80, in cui c'è stato il boom dell'AIDS e in cui Billy ci viene a raccontare della morte di alcuni suoi amici molto cari, tra cui anche un ex fidanzato. Non ve l'ho detto all'inizio, però io non sono una grande amante di John Irving, per cui il fatto che ve ne parli così bene, vi consigli tantissimo la lettura di questo romanzo, dovrebbe bastarvi a convincervi ad andarlo a prendere. Perché io di John Irving lessi già Le regole della casa del sidro anni fa e non mi piacque per niente. Forse perché avevo troppo in mente il film che mi era piaciuto moltissimo, non lo so. Sta di fatto che a me John Irving proprio non mi piaceva come raccontava, invece in questo romanzo proprio l'ho trovato meraviglioso e mi ha spinto a decidere di leggere dell'altro John Irving, per cui lascio a voi come dire, la palla, e chi di voi ha letto altro di John Irving me lo dica, mi consigli qualcosa, tipo anche il famoso romanzo che si chiamava Il mondo secondo Garp, fatemi sapere se l'avete letto e ditemi se vi è piaciuto. Questo intanto però io ve lo lascio e davvero non lo so, ne uscite nuovi, penso, dalla lettura di questo romanzo, nel senso che fa capire veramente questa cosa del che non c'è diversità tra amore e amore. Non è che quello tra due omosessuali è diverso rispetto a quello tra due eterosessuali. Alla fine, come vi dicevo prima, sempre di amore si tratta, per cui quello che cerca di farci capire è fondamentalmente John Irving. L'ultimo romanzo di cui vi parlo, questo qua in realtà è una lettura abbastanza recente, ve ne parlo perché è da pochissimo uscito al cinema il film, è Bambino 44 di Tom Rob Smith. Questo in realtà è il primo di una trilogia, io gli altri due ancora non li ho letti e spero di farlo molto presto perché questo romanzo mi ha incuriosita molto. La cosa divertente di Bambino 44, non del romanzo in sé, ma della scoperta del romanzo, è che io pensavo fosse tutt'altro libro. Vi spiego, cioè sapevo che era un thriller ambientato in Russia negli anni 50, ma contavo che fosse una roba tipo c'è questo poliziotto protagonista che deve scoprire l'assassino di questi bambini, no? No, non è così. Per cui se vi aspettate una cosa soltanto del genere, cambiate completamente, perché non è un thriller barra giallo investigativo alla Elizabeth George o alla, adesso non mi viene in mente l'altro scrittore perché non leggo tanti gialli, Elin Mankell, per dirvi, no? O adesso Joe Nesbo, anche se io non li ho mai letti, però so che più o meno sono così. Questa è una cosa completamente diversa. L'autore parte effettivamente con due prologhi che voi dite ma che c'entra, e dopo si dipana tutta un'altra storia, cioè vi va a raccontare la storia del protagonista, che è questo Leo Demidov, un agente allora si chiamava KGB, ma era l'MGB se non mi ricordo male, che comunque sono i servizi segreti russi, durante appunto l'era staliniana. Vi fa tutta questa digressione in realtà su come si viveva nella Russia degli anni 50, chiaramente molto male, e vi si racconta di Leo che deve andare a catturare questo veterinario,
esempio, Leo che si trova a fare delle indagini su una persona che adesso non mi sta a dire, ma che gli sta molto vicina, del rapporto tra Leo e sua moglie, di Leo con la sua famiglia, del fatto che a un certo punto lui, per ragioni che ancora non vi sto a raccontare, venga buttato fuori dai servizi segreti russi e si ritrovi praticamente a fare, non so, non dico al lavapiatti della polizia, ma poco ci manca. Comunque, c'è cioè, l'ultimo degli investigatori in questo paesino, che in confronto il mio è Londra. Il tutto, in tutta questa vicenda, in realtà si percepisce la presenza di questo assassino che ammazza bambini, anche se in realtà non si può dire, perché nella Russia dell'epoca, cioè la Russia dell'epoca si faceva vanto del fatto che non ci fossero criminali in Russia, non ci fossero assassini, non ci fossero furti, non ci fosse niente. In Russia si stava da Dio. Per cui sì, in realtà il giallo c'è, ma non è così presente come voi potete aspettarvi, se non nell'ultima parte, in cui poi vi si racconta, in cui poi si riprende le fila di quello che abbiamo letto all'inizio e si va tutto a collegare, è arrivata questa fine che ha un po' il botto. Perché vi nomino questa cosa? Io sono andata a vedere il film venerdì scorso, infatti volevo farvi questo mini paragone senza chiaramente spoilerarvi nulla, perché è successo che nel film ci si è concentrati molto sulla storia di Leo Demidov e digli torto con l'attore che avevate lì da usare, Tomardi, mentre ci si è concentrati un po' di meno su quello che è giallo, cosa che è strana perché invece nella televisione italiana ce l'avevano venduto come se fosse una specie di rifacimento romanzato di quello che è il serial killer di Rostov, quello che ci aveva raccontato Malcolm McDowell in Evilenko, se non mi ricordo male, era il titolo del film. Ecco, non aspettatevi quello perché in realtà non è Evilenko, Evilenko è un altro film, questo è un altro film ancora. Oltretutto, come vi dicevo, il film è abbastanza diverso dal libro per quanto riguarda lo sviluppo della storia più thriller, perché non dico che manca, però l'hanno abbastanza sforbiciata. Non so se abbiano fatto un bene o un male, certo c'è da dire che nel romanzo a un certo punto, alla fine, c'è appunto questo colpo di scena che da una parte dite, la Madonna, non ci posso credere, però col senno di poi dite, però cacchio, l'ha veramente sparata gigante questa. Per cui il fatto di averla omessa dal film non so se sia una cosa positiva o meno, cioè da un certo punto è sicuramente piacevole perché voi dite, sì, guarda, nel libro stonava un attimino se proprio uno ci deve stare a pensare proprio bene. Però comunque ti dava quella botta, no, finale che tu dici, e va, ci stava anche in un thriller. Ecco, il fatto di averla tolta del film, ancora sto cercando di capire dentro la mia testa come la penso, se sia stato un fattore positivo o negativo. In ogni caso io il romanzo ve lo consiglio proprio perché non è un thriller, ma perché è un romanzo storico ambientato negli anni 50 nella Russia. Proprio perché il protagonista maschile, Leo Demidov, mi è piaciuto tantissimo perché è uno che prende mazza, cioè ha lui questa vita perfetta e poi dall'inizio inizia a prendere mazzate da tutti quanti, anche dalle persone che voi non ve l'aspettereste mai, perché gliene capitano d'ogni, alla fine fa proprio questa discesa dell'eroe, per cui te ne capitano talmente tante che tu dici no, senti più in basso così non posso andare, ci vai ancora di più, finché poi mano a mano a fatica inizia a risalire, no? Ed è bellissima questa cosa, perché poi trova la forza anche in personaggi che fino magari al giorno prima gli avevano detto, guarda, no, io ti ho sempre odiato, non mi è mai interessato assolutamente nulla di te. È un libro scritto veramente bene, che vi prende un po' per volta, per cui all'inizio vi parrà lento, ma vi assicuro che andando avanti nella lettura vi prende sempre di più, sempre di più, sempre di più, e poi a un certo punto non riuscite più a smettere di leggere, e i bambini vi dicono: mi aiuti a fare i compiti? Voi no, sto leggendo il libro, devo sapere come va a finire. È vero che ho fatto così. L'ho fatto una volta, gli ho detto: no, scusa un attimo, finisco il capitolo, poi ti do la mano. Ragazzi, mi stava prendendo, dovevo scoprire quello che succedeva, non è che ho fatto apposta. Tra l'altro mi è piaciuto anche molto il personaggio di Raissa, che è la moglie di Leo, che è proprio narrata benissimo. Mi è piaciuto anche come è andato a finire. Insomma, voglio leggere tantissimo gli altri due perché questo libro è veramente bello. Spero che gli altri due siano all'altezza del primo perché sapete che a volte gli autori sminchionano tutto coi seguiti. Ma mi auguro che, non essendo proprio un thriller di quelli, proprio con tutti i seguiti, no, che ci deve essere un giallo, alla fine sia proprio così, per cui magari questo non finisce proprio così, cioè questa trilogia non finisce proprio così male. Le mie letture del mese sono queste, no, non è vero perché le ho fatte mesi fa, non è che sono proprio le letture del mese, non so più che cosa sto dicendo. L'antistaminico, è l'antistaminico che sta facendo questo effetto. Io vi saluto, vi auguro buone letture, fatemi sapere se avete letto appunto
gli altri seguiti di questo. Fatemi sapere se avete letto questo romanzo, se vi interessa, se vi ho incuriosito con alcuni di questi libri, se avete romanzi simili a questi che vi ho consigliato che mi potrebbero eventualmente piacere, tipo che ne so, Una stanza piena di gente. Se avete qualcosa di simile, me lo dovete assolutamente dire. E ho parlato fin troppo, per cui io vi mando un bacio e ci vediamo prossimamente. Ciao!